No, no, non affogare, che siamo in modalità super difficilozzola. Ma come ti permetti di affogare di già? Sono un po' stupido. Sei stupidone, tanto tonto. Allora, praticamente questa modalità è super complicata. E noi, infatti, dobbiamo vedere se riusciremo a sopravvivere. Questa è una nuova avventura insieme a nonno per questo episodio. Ma chiaramente poi nei prossimi episodi si aggiungeranno anche altri amici simpatici. Speriamo, e belli. Sì. Speriamo di sì. E quindi, però, intanto dobbiamo iniziare a mettere le basi di questa cosa. Perché, ovviamente, per esempio, non è che possiamo scavare gli alberi a caso. Cioè, per esempio, qua dobbiamo iniziare a fare un'ascia. Vediamo. Se io faccio così a quest'albero, in teoria io mi. Mi pare, ecco, a parte che è impossibile. Vabbè, vai tu, vai tu che mi sto già rompendo le palle. Però okay. Io sono abbastanza sicuro che comunque non si possa rompere questo blocco, ma piuttosto che si debba andare a cercare tipo le rocce, mi pare che si chiamano. Ma non so, vedete, non dà niente. Infatti non dà nulla. Però ho una sorpresa per te, perché prima un po' ho esplorato, no? Ho trovato 8 di questi. Ah, ok. Dov'è che li hai trovati, scusa? Vedi quella torre altissima, scusa, vedi quella torre altissima là? L'ho trovata là dentro. Ok, la prossima volta che mi dai un pugno sulla modalità super complicata di Minecraft, io ti devo uccidere sulla modalità tu mega non complessa. Non la vita, cos'è sto coso? Questo coso ti cura praticamente. Nonno, sei deficiente. No, allora no. Così. Cosa ho fatto? Allora, cosa hai fatto? Hai colpito una creatura. Allora, forse non mi sono spiegato. Allora, evidentemente non ti ho spiegato all'inizio del video, ma perché pensavo che tu fossi abbastanza intelligente da poter capire. No, mi sa di no. Allora, tu in questa modalità non devi muovere un muscolo al di fuori di ciò che ti dico io di fare. Ah, va bene. Quindi, va bene, se tu fai qualcosa, anche solo dare un pugno ad una creatura che poi potenzialmente ti potrebbe uccidere come questa qua, io prendo la tua tastiera e te la infilo su per il culo. No, mi dissocio. Fin là posso arrivare. Fai bene a prendere le distanze, perché io sto arrivando lì. Allora, trovami le rocce, perché io non le sto trovando. Dove sono queste rocce? Non lo so, infatti sto guardando anch'io. Comunque qua c'è uno zombie, attento. Sì, però allora, scusami, noi sono completamente distrutto per colpa tua. Come ti permetti? Ma... Ok, fermo un attimo, devo prendere. Perché vedo tutto rosso. No, vedo rosso perché oddio, sto morendo caldo. Di caldo. Sì, esatto. Sì, c'è un laghetto qui. Ok, andiamo, vado nel laghetto. Parla forte, che caspita c'hai? Ti sei addormentato. E poi sì, ma che caspita, ma sei depresso nei video? Ma no, che... non sono depresso, cioè sono stanco, non dai. E me ne frega. Scusa un attimo, me lo devi dire sta roba. Tieni. Cioè, allora c'è uno zombie dietro di te. Ok. No, dai, mi sono preso un colpo. È un colpo nel cervello, però, secondo me. Perché è per forza così. Cioè, dimmi che non è così. Perché se no, cioè, dai. Magari, non lo so, c'è un colpo nel cervello che magari ti ha fatto fare qualcosa di strano. Qua c'è delle mele. Ok, delle melone. Buone le mele. Sì, che così almeno posso mangiare. Però qua non possiamo recuperare vita. Peraltro, io non vedo la vita, non so perché. Ma probabilmente è una cosa. Anch'io. Probabilmente perché deve essere ancora più complicato. Perché se tu non sai la vita, è ancora più complicato. Esatto. In realtà, però, io posso vederla la tua vita e te puoi vedere la mia. Esatto, quindi non so. Quanta vita ho? Mi sa, te eri pieno poco fa. Cioè, eri full vita. Ok, tu stai parlando bassissimo. Stai parlando bassissimo, sì. Cioè, ti stavi. Ma che caspita, Stefano, come ti permetti di parlare chiedo così? Chiedo venia. Ma fai bene a chiedere venia, soprattutto ai nostri amici che ci stanno guardando. Vero, amici, cioè, nel senso. Ah, ho capito come devi fare. Devi premere shift quando devi bere l'acqua, capito? Ah, ok. Perché se lo stava chiedendo prima riesco. Perché quando praticamente sguazzava nell'acqua per bere non capiva come fare. Era molto semplice da fare comunque. Abbastanza, vabbè. C'ho altre pietre per te. Ok, dove sei finito? Sono dietro di te. Ok, non ti allontanare troppo, ti allontanare per niente, perché potresti morire. Allora, dobbiamo craftarci qualcosa. Queste pietre praticamente fanno la cobblestone, non bastano per la minima cosa, ho solo 2 di cobblestone. Nonno, in questo video sei assolutamente un anfibio, devi smetterla. Perché mi piace sguazzare, sai com'è. Vedo che ti piace sguazzare, non so nemmeno pronunciarlo. Però praticamente, allora, devo andare un po' nell'acqua perché fa troppo caldo. Vedi. Però praticamente, ragazzi, ho capito tutto come funziona, praticamente devo fare una cosa. Però dobbiamo prima trovare la gravel, perché dobbiamo trovare la flint. La flint è un elemento super fondamentale, importantissimo per riuscire a fare ciò che dobbiamo fare. Quindi a fare tipo l'ascia e quindi iniziare a fare almeno il primo passo. Allora, quindi primo credo passo. Credo di sapere dove sta un lago, un fiume volevo dire. Un fiume, quindi se c'è un fiume c'è anche la flint, giusto? In teoria sì. Oddio, io però sto bruciando. Fra poco prendo fuoco. Ma allora dobbiamo dov'è? Dimmi la direzione. Credo sia da quella parte, credo, non sono sicuro però. Dove ok, vieni, attento col mouse che ti si sente, mannaggia te, che ti sente solo il mouse, la voce manco ti si sente, ma che ti sei addormentato. Cioè, non lo so.
ma poi tu sei tutto quanto, ma oggi depresso, ma ti vuoi svegliare fuori, razza di nonno vecchio che non sei fuori. Ho capito che hai 847 anni, vieni. Aiuto! Dove sto, sei prendendo finito? Fuoco. Vieni qua e non prendere fuoco. Ma perché tu prendi fuoco? Io no, scusa, non è normale. Non lo so, aiuto. Vieni, vieni, che cosa c'hai? Le chiappe infiammate con la benzina? Sì, 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 ho mangiato il peperoncino, qualcosa di impressionante. No, che schifo, vedi, allora non mai mangiare piccante, sennò poi dopo no, ti viene... No, ma è buono il piccante, no, dai. È buono il piccante, molto, a me piace, voi scrivetemi nei commenti se voi mangiate il piccante, se a voi piace oppure no. Venghi, venghi. Dov'è il fiume? Dov'è? Fammi vedere. Mi segua, credo sia da sta parte. Ok, credo. Che brutto seguirti però, cioè ti si vede dietro. Ma come? Ti si vede tipo quella striscia di schifo dietro. Vedere, guarda, c'è un brufolo sotto il mento. Che schifo. Questo brufolo risale al 800 avanti Cristo, secondo me. Eccola qua. Oh, bene la cosa qua, non mi ricordo nemmeno come si chiama. Entriamo nell'acqua, sennò per carità divina esatto, male. Esatto, entra. Ok, prendiamo tutta questa flint che ci serve ovviamente. Sì, flint. Oh, caspita, non lo so. Trovate due. Ok, bellissimo. Bene, allora dammele. Praticamente adesso inizio a fare un po' di cosette. Do. Allora, no, grazie mille. Però parla di più e stai sveglio, stupido vecchio. Concentrati su come parli. Va bene. Allora, si fa in teoria così. Se non mi... No, come si faceva? Si faceva così. No, così. Ah, ok, ho capito. Non si fa più. Che cosa? Devo controllare? Controlla. Beh, come si fa il crafting? Domanda. Di cosa? Del coltellino? Del coltellino svizzero, sì. È partito il mostro. No, il mostro no, per carità. Il mostro deve stare lì dove deve stare. Mannaggia il mostro. Come si fa? Io non riesco a capire. Allora, è come la torcia. Ho capito, non va. Ti garantisco che non va. Allora, oddio, perché? Prova a farlo tu, magari io sono buggato. Tieni sta roba. Prova a fare io cose, ok, perfetto. Sì, sei stato molto chiaro comunque. Certo che magari esatto, forse esatto. Dovresti un attimo. Non va. Come non va? Non va. Oh santo cielo, e perché non va? Forse ho capito. Forse è una versione vecchia? No, mi sa che serve la flint rotta, cioè la selce rotta. Ah, e come si fa la selce rotta? Oh, dobbiamo... scusa, che sto pensando, non riesco a fare a leggere e a parlare assieme. Allora, credo che... dobbiamo fare un blocco di questo. Ok, quindi un blocco di flint? Sì, esatto, quindi ce ne serve un bel po' di sete. Ok, allora prendi la flint, io vado un po' in giro ad esplorare. Sfascio. E a prendere, insomma, i maiali, insomma, a prendere cibo, perché comunque ci serve il cibo, siccome io sto già morendo di fame, sto già morendo di sete, sto già morendo anch'io. Di tutto, sto già morendo, e no, buono, perché morire equivale a perdere. Se io vi ricordo, ragazzi, che se moriamo una volta, moriamo per sempre, quindi mai morire. In questa serie esatto, mai morire. Esatto. Guarda che complicatissimo. Cioè, se tu fai un passo falso, nonno, io mi raccomando, tu quando sai scavare la gravel, non scavare troppo in fondo, sennò poi rischi di morire. Capito? Cioè, tu. Beh, in che senso? Se tu prendi qualcosa lì, magari, può succedere che, non lo so, tipo io adesso sto picchiando un maiale. Può succedere che questo maiale sia talmente tanto aggressivo da uccidermi. Mamma mia, mi sembra esagerato. Può succedere che, tipo, tu scavi la gravel e ti tagli e muori dissanguato. Ma speriamo di no, cioè. Può succedere che ti cada un meteorite in testa quando tu non fai niente, quindi non devi nemmeno fare niente, cioè, capito? È pericolosissimo. Cioè, devi stare attento. Ma sì, ma davvero tantissimo. Ma infatti io esagerato. Il mio consiglio più spassionato è quello che tu praticamente mi devi seguire. Mi devi stare dietro perché non sei capace di fare niente. No, scherzo. Allora, io sono almeno capace di vedere quando c'è un pericolo vero. E soprattutto non picchio le creature che non conosco, stupido ignorante, come hai fatto tu. Ma vabbè, ma dai, era una creatura orribile, cioè. Orribile, ma ti stava guarendo, razza di rimbecillito. Ah, mi sta guarendo? Madonna mia, che deficiente. Ho fatto un facepalm adesso, ragazzi. Ho fatto un facepalm perché altro non si può fare con questo vecchio di 400. Ma perché io me lo porto dietro? Ha 874 anni. Perché io ho amici di 874 anni se io non sono 19? Ah, non lo so. Cioè, non è normale come cosa. Ma poi scusa. Comunque, ho trovato. Cioè, sono riuscito ad avere le flint shard. Ok, che parla in italiano per favore. Ah, ok. Non so come si chiama, selce rotta. Selce, va bene. Allora, la selce rotta. E scusami, com'è che si faceva a fare? Allora, dammi il coltellino. Aia! Scusami, purtroppo devo evitare di picchiarti, però è la, capito, l'abitudine. Sì, perché sto già un po' male, ecco. Esatto, poi vederti che stai male e picchiarti ancora mi fa godere ancora di più, capito? Ma non dovrebbe essere così. Come no? Sì, a me succede così.
praticamente ogni volta. Ah, però funziona sta roba. Funziona? Sì. È come c'era scritto nel libro magico che c'era. Praticamente, ragazzi, dovete sapere che noi consultiamo il grimorio della sopravvivenza, praticamente. E quindi è utile questa cosa. Allora, adesso è abbastanza. Praticamente per fare questo coso si fa. Ok. Sì. Oh, bene, adesso posso fare le cose belle. Adesso nonno vedrai che. Mi fa piacere. Sì, adesso vedrai. Ma scusami, oddio, adesso ho un altro dubbio. Allora, in teoria si fa. Come si faceva l'ascia, nonno? Allora, vecchio? L'ascia si fa. Parti da sopra. Allora, una stringa, quelle lì che hai, okay, in mano, quelle verdi. Ok, una stringa verde, poi. Una selce rotta. Ok, poi. E poi sotto la stringa serve lo stick. Ok, sotto la stringa lo stick, ok. Esatto. Ok, perfetto, sei stato molto chiaro ed esaustivo. Adesso non credo, ma va bene, grazie. No, io ho capito, poi se ho capito io vuol dire che sei stato chiaro. Cosa? Chi è stato? No, come no, ti no, sei no. permesso, tu schifoso. Volevo rompere l'erba a fianco a te. Devi andare ad essere punito, però non posso perché in questo mondo muori purtroppo, mannaggia. Esatto. Perché è simile alla realtà? Cioè io vorrei ucciderti. Infatti è brutto. Non dovrebbe essere così, però se faccio così. Ma che bravo! Ok, funziona. Vedi, praticamente in questo mondo legno. Anche prendere il legno. Ma che deficiente, non mi dire che ti sei messo davanti. Sì. Non mi dire tipo che sei mezzo stato... morto. Allora, se mi dai un colpo muoio. No, poi io vedo la tua vita che è all'89%. Recupera vita, prendi. È impossibile. Tieni sta roba. Ok, beh. Mangia. Allora facciamoci un'altra. Allora praticamente, scusa, com'è che si faceva il piccone? Perché abbiamo bisogno anche di cobblestone ovviamente. Allora il piccone non ne ho la più pallida idea, ma te lo dirò. Ok, io confido in te e nelle tue capacità di giudizio. Io ho un libro in mente, però devo sfogliare le pagine per questo. Ok, sfoglialo e nel prossimo episodio continueremo a sfogliare i libri e a fare altre avventure. Mi raccomando, state con noi.